Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio preparare delle buonissime bombe di patate ripiene di mozzarelline e wurstel. Praticamente sono delle crocchette di patate farcite appunto con delle mozzarelline, ciliegina e dei wurstel. Allora, qui ho già lessato e passato nello schiacciapatate 500 g di patate, dove vado ad aggiungere il sale, 2 cucchiai di formaggio grattugiato, un pizzico di pepe e un uovo. Mescolo il tutto con la forchetta. Ok, a questo punto io prelevo un po' di impasto di patate, formo tipo una polpettina, la schiaccio al centro e vado a inserire la ciliegina. Chiudo. Formo una polpetta e la sistemo su un piatto. Qui invece vado a inserire un wurstel tagliato così a pezzettini piuttosto grande. Chiudo, sembra bene. Se non volete mettere più, se va benissimo anche il prosciutto cotto. Continuo così con tutto l'impasto. Ed eccole qui, le bombe di patate sono pronte, adesso bisogna impanarle. Qui ho un uovo sbattuto che vado a sbattere. Aggiungo un pizzico di sale. E adesso passo le bombe prima nell'uovo e poi nel pan grattato. Io uso pan grattato senza glutine. Le vado a ricoprire bene. E a questo punto non mi resta che friggere le mie bombette di patate. Le vado a friggere in abbondante olio di semi di girasole, caldo ma non bollente, mi raccomando, è importante. Queste qui si possono fare anche al forno a 180 gradi per 20-30 minuti, condite con solo un filo d'olio. Le vado a rigirare delicatamente e a questo punto non mi resta che scolarle. Le scolo e le faccio asciugare su carta assorbente. Ed eccole qui, le bombette di patate sono pronte, non vedo l'ora di assaggiarle. Vi faccio vedere, ne apro una per farvi vedere com'è l'interno. Sono caldissime, guardate come filano. Questa è quella lì con la mozzarella. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, provatele mi raccomando e fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto con un nuovo video, un bacione a tutti dalla vostra Miri. Ciao!